Uè ragazzi e bentornati! Eccoci con il rapporto di Stato Casa Base per quanto riguarda dicembre su Salva il Mondo. Dal team di Fortnite è di nuovo quel periodo dell'anno, comandanti. Serie di incarichi gioioso e felice riscatto. È ora di decorare alberi, cantare canzoni festive e risolvere prese di ostaggi? Aiuta gli eroi di casa base a salvare Crackshot nella nuova serie di incarichi gioioso e felice riscatto. Frostnite ritorna. Resta al caldo in questa lunga notte d'inverno, procurati il blab necessario per tenere acceso il bruciatore. Quando si spegne, il gelo arriva molto rapidamente. Quando il bruciatore perde punti salute, lo scudo antitempesta si restringe. Quindi tieni pieno il serbatoio. Sopravvivi più a lungo che puoi usando le armi base iniziali, i progetti e la tua astuzia per proteggerti. I Krampus distruttori che popolano queste regioni glaciali sono pericolosi, ma vale la pena affrontarli per recuperare blab prezioso. Non farti sfuggire le prossime sfide settimanali. Quindi raga, abbiamo il ritorno della famosissima Frostnite, amata da tantissimi in quanto fu una modalità molto molto apprezzata. Abbiamo quest'anno la possibilità di rigiocarla. Poi abbiamo Jingle Jazz. Nessuno è troppo cool per il Natale, nemmeno Jess. Vantaggio standard, non fare l'orso, quindi incrementa la durata di Teddy di 4 secondi, mentre comandante la durata di Teddy sarà aumentata di ben 12 secondi. Poi abbiamo Krampus artigliere sentinella, e non è qui per i regali. Vantaggio standard, carbone per tutti, ciascuna eliminazione di Rosy incrementa i danni di Rosy del 4% fino a un massimo di 30 incrementi. Vantaggio comandante, i danni del Rosy sono aumentati del 12% fino a un massimo sempre di 30 incrementi. Poi ritorna la Spargi Zenzero, caramelle, sì grazie, revolver potente, veloce e dal rinculo ridotto, che rilascia caramelle curative quando elimini gli abietti. Poi abbiamo Crackshot, il soldato delle feste è tornato, i suoi vantaggi li conosciamo bene. Il trinciatore di carta, attenzione, nuova arma, quando questo aeroplanino di carta decolla non ti conviene trovarti sulla traiettoria. Una pistola che impiega cartucce e pallottole per lanciare un aeroplano di carta, che plana lentamente e danneggia i nemici all'interno di un raggio moderato quando esplode. Quindi davvero interessantissimo questo trinciatore di carta, sembra davvero una figata pazzesca. Poi abbiamo il lanciapalle di neve, quelle non sono palle di neve qualunque. Usa il lanciapalle di neve per scagliare granate che danneggiano e respingono i nemici. Disponibile nel negozio settimanale dal 12 dicembre al 19 dicembre all'una di notte, ora italiana. Quindi il lanciapalle di neve sarà l'arma che occupa la nostra settimana nel negozio settimanale. Mi raccomando, prendetelo perché il lanciapalle di neve è una delle armi più interessanti di questo gioco. Quindi abbiamo i lama invernali, anche i lama traboccano di spirito natalizio. Preparati una bella cioccolata calda e spalanca questo lama per sbloccare eroi festivi e armi. Più siamo, meglio è. Campo d'addestramento del generale. Miglior difesa, miglior attacco. Teniamoli entrambi, vi serviranno. Abbiamo distrutto intelligenti e abietti cura abietti in arrivo. Ci aspetta uno scontro glaciale, comandante. Il generale. Il protocollo di casa base richiede che gli eroi siano in forma sbagliante per affrontare la nuova minaccia degli abietti. Il generale ha supercaricato il livello massimo degli eroi di casa base, con danno abilità aumentato fino al 72% di danni abilità. Salute e scudi rinforzati fino al 42%. E raccolta nettamente aumentata nelle fasi avanzate di Montespago. Parliamo di trappole armi. Ho sistemato la vostra trappola inibitore. Ho pensato che sarebbe stato utile qualcosa per eliminare teschi, lancialtroni e bombole di propano. Perciò ciao ciao trappola inibitore, ed ecco a voi la trappola antiaerea. Abbiamo ritoccato le trappole a gas per avere un uso più definito, non infliggono più danni nel tempo, perciò assicuratevi che gli abietti rimangano nel raggio d'azione della trappola. E se come me detestaste finire sommerso da migliaia di api inferocite, sarete felici di sapere che le trappole a gas ora eliminano gli sciami d'api. Purtroppo l'ultima tornata di test ha mostrato che le trappole sbalzatore non sono in grado di sbalzare i distruttori da terra. Bisogna anche dire che distruttori sono enormi, eh? Finalmente sono riuscito a limitare un po' l'ira del re della tempesta. Pare proprio che mi sia fatto prendere la mano quando l'ho creato. In ogni caso è sempre potente, ma ora si può resettare. Continuate a dare il massimo là fuori. Attenzione che in questo aggiornamento c'è anche questa piccola novità, ovvero che i giocatori ora potranno regolare nelle opzioni la rarità degli oggetti che verranno riciclati automaticamente. Inoltre, se l'oggetto che state per riciclare non è presente nel registro raccolta, verrà trasferito automaticamente al suo interno per evitare di
di perderlo accidentalmente. Quindi raga, ricapitolando, abbiamo un casino di introduzioni nuove. Allora, innanzitutto Frost Knight tale quale all'anno scorso. Poi abbiamo il quartiere di Crackshot e i rispettivi incarichi con le missioni. Due pagine di incarichi Gioioso e Felice Riscatto, che ci daranno come ricompensa una canzone speranzosa, alla fine ovviamente delle due pagine. Poi abbiamo i lama invernali, purtroppo non riscattabili con le stesse caramelle che abbiamo farmato fino ad ora. È la prima volta che succede che durante una season non vengono convertiti i biglietti, ma penso che sia dovuto al fatto che appunto la season è stata estesa. Poi, se andiamo sul registro raccolta, la prima cosa che mi viene da notare è appunto i personaggi promozionali, oltre che appunto Razor avemo Kuroromura, che impatto sismico applica uno stordimento da 3,3 secondi e un impatto da 1500. Inoltre, impatto sismico applica 35 danni da fuoco base al secondo per 3 secondi. Poi, se andiamo nei personaggi evento e andiamo negli eroi festivi, oltre a tutte le introduzioni dell'anno scorso, vediamo le novità. Ted, mentre allo sbaraglio attivato, aumenta il livello critico di 10 e danni critici del 100%. In aggiunta, eliminare 5 nemici cura te e gli alleati vicini per 97 di salute base. Quindi con questo eroe andremo a crittare anche con allo sbaraglio, il che è molto molto interessante raga, perché se ci avete fatto caso, quando utilizzavate allo sbaraglio erano rare le volte in cui, diciamo, crittasse allo sbaraglio in sé. Ok, che è un'abilità che nessuno sfrutta mai al massimo, però ce la troviamo su quasi tutti i soldati. Poi nei progetti eventi, come possiamo vedere, abbiamo il Blitzer della Bufera, fucile d'assalto, divertimento festivo, un fucile d'assalto semiautomatico di gittata media che usa munizioni medie per sparare palle di neve. Interessantissimo raga. Poi c'è il nostro trinciatore di carta, pistola divertimento festivo, una pistola che impiega cartucce e pallottole per lanciare un aeroplano di carta, che plana lentamente e danneggia nemici all'interno di un raggio moderato quando esplode. Questa era già segnata nei patch notes ovviamente. Poi la squarciatrice supersonica, ascia leggera, divertimento festivo. Ascia leggera con un ottimo bilanciamento tra danni inflitti e impatto. Esplosione alimentata a jet, sfera due fendenti e finisce l'attacco con un affondo che danneggia e respinge i nemici. Il contendente, bastone leggero, una mazza piuttosto veloce con un impatto più alto della media e un ottimo potenziale di respinta. Pugno knockout, brandisce come una mazza da golf per sferrare un montante sul tuo bersaglio e infliggere danni e una respinta estrema. Praticamente raga, abbiamo un sacco di novità su Salva il Mondo. Io come al solito per oggi non posso fare altro che salutarvi. Non vi preoccupate perché vedremo tutto quanto nel dettaglio insieme. Noi ci vediamo domani. Bella bella.